La violenza sulle donne, l'importanza di coltivare rapporti sani, conoscere il proprio valore come individuo, sono tutti temi, da tempo tanto discussi, ancora oggi purtroppo attuali, ed è bene che se ne parli anche tra i più giovani, per sensibilizzare e prevenire. Lo si è fatto anche questa mattina presso l'aula multimediale del liceo Martin Luther King di Favara, alla presenza di tanti ragazzi e soprattutto tante ragazze, studenti dell'istituto diretto da Salvatore Pirrera. Veramente piena la sala che li ha ospitati. L'evento è stato l'incontro con la scrittrice Mariuccia Lamanna, autrice del libro Solo una vita. Il romanzo racconta di una giovane Mara che a soli 16 anni e con un futuro luminoso davanti decide di seguire il proprio cuore e lasciarsi andare all'amore di un uomo. Un amore che si rivela poi malato e deleterio per la vita della donna. Interessate si sono mostrate molte ragazze del liceo King, alcune delle quali hanno posto delle domande alla scrittrice, intavolando così una discussione tra le parti. Cosa distingue un amore sano da uno malato? Come fare per coglierne eventuali sintomi? Imparare ad avere rispetto per se stessi? Questi sono tutti argomenti affrontati. Nel mio libro, Solo una vita, racconto la storia di una ragazza, di una giovane sedicenne, che brucia il suo percorso di vita perché si affaccia alle prime relazioni sociali e lo fa in maniera errata, con un incontro con un uomo più grande di lei. In realtà si renderà conto troppo tardi di aver imboccato una strada senza, diciamo, via di ritorno e di aver vissuto, diciamo, bruciando questo suo percorso, un turbinio, mi piace identificarlo così, violento di forti sensazioni ed emozioni. Quindi quest'uomo, che è il protagonista Paolo, che prima le spalancherà le porte del paradiso, poi in una lenta agonia interiore e soprattutto sentimentale la farà sprofondare giù diritto fino all'inferno. E Marta è l'esempio di tante donne che ahimè ci attestano i fatti di cronaca e quindi, diciamo, il mio supporto già da un anno e mezzo in giro per le scuole facendo campagne di sensibilizzazione è proprio in modo da poter istruire, così, se così possiamo identificarlo, essendo io così giovani, le giovani coscienze, appunto, perché ritengo che le scuole siano grandi palestre di vita e quindi bisogna far passare questi messaggi e veicolarli proprio partendo dalle scuole e quindi dai ragazzi così giovani. Presenti all'incontro anche alcuni docenti dell'istituto, tra questi la collaboratrice vicaria Mirella Vella, la professoressa Giada Attanasio e il professore Domenico Di Rosa. Gli stessi docenti hanno tenuto molto a questo incontro, volendo sensibilizzare gli studenti, sia maschi che femmine, riguardo a temi che troppo facilmente a quest'età vengono presi sotto gamba. Abbiamo il piacere di ospitare nell'ambito delle attività del progetto Incontro con l'autore un'autrice di solo 27 anni, Mariuccia Lamanna, ma sicuramente una ragazza con le idee molto chiare e che ci vuole fare riflettere sull'importanza dell'essere donna e sull'importanza di sapere scegliere il compagno giusto. È un libro che parla della violenza che spesso le donne subiscono all'interno della propria famiglia e soprattutto come l'amore spesso si trasformi in odio e come il fidanzato si trasformi in carnefice. Per cui Mariuccia penso sia la persona giusta per trasmettere ai nostri alunni che devono stare attenti a non fare assolutamente delle scelte sbagliate, a capire bene cosa sia l'amore, ma l'amore che deve accompagnarle nel corso della vita con serenità, deve portarle alla vera felicità, che sicuramente non è quella di avere accanto un uomo geloso, possessivo e che non vuole sicuramente il loro bene. Mariuccia è anche un esempio, Mariuccia è una ragazza che già lavora per una nota libreria in un centro commerciale limitrofo e che sicuramente sta prendendo la sua vita in mano, ha cominciato a scrivere, è il suo primo libro, ma soprattutto è arrivata al suo primo libro perché ha capito come la scuola sia importante. Infatti diceva: ragazzi, state attenti, la scuola è palestra di vita, non trascurate nessun momento della scuola, non trascurate nessun insegnamento dei vostri professori, perché queste saranno le vostre radici e proprio da queste radici dopo voi prenderete il volo e quindi vi realizzerete nella società. Il liceo vuole sicuramente sensibilizzare le giovani menti e le giovani coscienze, siano esse maschili e femminili, verso il grave problema, è una vera piaga sociale, quello del femminicidio.
Vorremmo far capire ai giovani l'importanza del rispetto per il proprio prossimo, per la propria donna, per la propria compagna o per qualunque donna sia esso il ruolo che ricopre all'interno della società. E la tematica pregnante del libro Solo una vita di Mariuccia La Manna ci ha spinti a riflettere moltissimo, quindi oltre al discorso legato strettamente a una conoscenza con la letteratura e con gli autori locali, adesso con questo libro abbiamo avuto l'occasione di allargare verso importanti tematiche sociali l'attenzione dei giovani. Lodevole iniziativa dunque, quella del Martin Luther King di voler ospitare la scrittrice Mariuccia La Manna. Lodevole soprattutto per il fine, quello di volersi prendere cura dei propri studenti.